Ragazzi, bentornati su Quei Due sul Server Trash con Sea of Solitude. Non so che gioco è, non ne so un cazzo, veramente nulla, ma lo sto provando grazie al Game Pass, come quasi tutti i giochi che sto provando nell'ultimo periodo. Game Pass Ultimate. Nuova partita. Questo gioco affronta tematiche delicate riguardanti la sfera emotiva e il benessere psichico e pertanto potrebbe turbare alcuni giocatori. Pensavo fosse un disclaimer sul non fare battutacce, queste cose, perché sennò mi si magnano, invece no, semplicemente mi mette in guardia sul fatto che le tematiche sono molto pesanti. Non si propone in alcun modo di fornire consigli o consulenze di tipo professionale. Sea of Solitude è un progetto personale riguardante la solitudine, ispirato alla mia esperienza e a storie reali. Il viaggio di Kai esplora cosa significhi essere umani e affrontare gli alti e bassi che contraddistinguono la nostra vita. Cornelia Gephardt. Ok, prima di proseguire con il gioco, ragazzi, io devo un attimino pulire i miei occhiali, perché vi spiego, li ho lasciati qui in salotto per qualche ora, ma la polvere, il pulviscolo, hanno attaccato le lenti trasformandole in una busta di piscio e io veramente non ci sto a vedere un cazzo, o perlomeno vedo, ma mentre guardavo i caratteri di questo disclaimer iniziale c'era tipo intorno un alone. Beh, questo succede quando c'hai gli occhiali che sono un po' zozzi e vuoi comunque fare lo sbarazzino, vuoi iniziare a giocare lo stesso. Ora, lo so che voi non mi vedete spesso con gli occhiali, mi vedete con gli occhiali raramente, solo quando sto al PC, sto montando e quant'altro. In realtà ho degli occhiali da riposo, io ci vedo abbastanza bene, però se non facessi così mi affaticherei la vista. E siccome il mio caro nonno, che ormai non c'è più purtroppo, non ci vedeva niente, aveva questo problema, ecco, io ho imparato da lui quanto sia importante preservare quanto più possibile i nostri cari occhietti. Lui avrebbe fatto qualunque cosa per vederci bene, per guardare in faccia i nipoti, e quindi anche per rispetto a nonno cerco di avere un gran rispetto dei miei occhi. Ciò nonostante, questi occhiali continuano a farmi vedere tutto di merda. Sono così zozzi? Non so, la mia visione peggiora con gli occhiali. Sono sporchissimi probabilmente. Sto cercando di rimettere insieme i pezzi, ma non ci riesco. Sono completamente distrutto. Ho famiglia, ho amici, e qui sono. Feeling lonely. Ok. What is wrong with me? I'm so tired of it. So damn tired. There must be a way out of here. I want to change it. Change me! Oh. Ok. Non abbiamo ancora controllo sul gioco, eh? Siamo pelosi, non so cosa siamo, però nel menu avevamo gli occhi rossi, ecco, infatti abbiamo ancora gli occhi rossi e siamo pelosi. Devo avvicinarmi. Come ci si muove? Che cazzo è quella cosa?
sembra... Ah, ok, ci muoviamo semplicemente con la L, senza dover accendere il motore, senza dover spingere un pedale o girare una manichetta, molto semplice. Il gioco gira a 30 fotogrammi al secondo, è un gioco della vecchia generazione, Kay, ovviamente. Are you all right? Kay, you're here again. How do you know who I am? What a silly question. Here, I have a present for you. Mi piace molto lo stile grafico, davvero molto bello. È quasi tutto dipinto, le texture sono dipinte. Oh. Wow. I haven't seen a sun in... I don't remember. That's better. Are you ready, Kay? Quindi non è Kai, è Kay. Molto bello, ragazzi. Ma io non vorrei che ne abbiamo parlato di questo gioco in qualche Nevs, in qualche video. Ne abbiamo parlato noi in qualche video? What? Who do you mean? Not telling. This flare belongs with you. Sì, credo che anche le ombre che vedete sulle gambe della ragazza siano dipinte, non siano motore di gioco. Shoot it? In che senso? Let's go, let's go! He's waiting for us! Sì. He's waiting for us. This girl is so strange. Cioè, questo è un progetto personale di qualcuno? Cioè, io la vedo la semplicità in tutto questo, però ciò non toglie che sia bellissimo. Cioè, io sono letteralmente innamorato di questo stile grafico. Innamorato, ragazzi. Ti ricorda Venezia. Venezia durante il lockdown con l'acqua così, che sennò di solito... Tantinello più torbida. Oh, raga, non mi cagare il cazzo, la barca così va. Poi non lo so, mi sembra una mezza carretta, non la vorrei spingere troppo. Giochiamo al nascondino. Spara segnale luminoso. No, no, the flare can't go through walls. Ti ho trovata. This isn't fair. You can fly and be invisible. Oh no, not now. I'll make her leave you alone. Wait. Don't leave me here. Ok, mi chiedo se... Baggottino. Mi chiedo se il gioco sia tutto così o se sia esplorabile il continente. Ok, noi abbiamo gli stessi colori di questo robo. Stessi occhi rossi. Ah. Quindi noi ce ne andiamo di qua come se niente fosse. Ah, sì, che possiamo esplorare.
ok? Un input lag di una settimana per il salto. Non che la cosa sia un problema, ma lo è. Una settimana, 9 giorni più o meno. Non c'è la corsa, quindi questa è l'andatura. It's so dark again. That monster said such terrible things. Lo so, c'è una scala, l'ho vista, ma voglio un attimino ispezionare. Oh, 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 oh. Non è il sistema di movimento più morbidello che si sia visto. Però immagino che sia un gioco super indie, con tutti i limiti di un gioco super. E questa? Guarda, io credo che sia uno di quei giochi in cui l'autore ha messo un sacco di cose personali che se le capisce solo lui, in questo caso solo lei. Sono sicuro che sia questa la natura del gioco. Bistro. Sì, no, d'accordo tutto, solo che non so che cazzo dovrei fare. Ah, dovevo venire qua senza motivo. Elimina corruzione. Ah, e la metto nella mia sacca. Mi devo concentrare con lo stick di destra. Quindi? Ah, verso il mostro devo andare. Ok, lasciamo il nostro spirito coraggioso a abbrasare il mostro e noi torniamo, magari stavolta ci fa passare. E che dire, follettine e follettini, è molto bello lo stile grafico, è però terrificante a livello di comandi, davvero una roba da picchiarlo. E il gameplay in sé sembra essere più simbolico che giocoso, insomma. You are worthless. Ti lancio le pallette di luce. Ma perché le lanci a cazzo? Le lancia in direzioni random. Non passa attraverso i muri, che significa che devo tirarla tipo qua? Raga, i comandi sono qualcosa di criminoso, veramente criminoso. Ah, mo posso aprire la porta. Come a little closer, so I can see you better.
No, thanks. She seems dangerous. I'll look somewhere else. Una bottiglia. Spero che qualcuno trovi la mia lettera. Un tempo questo viale era incantevole. Ora stento a riconoscerlo. Chissà che cosa è successo. Guardala, guarda la schifezza. Vabbè, questo credo che indichi la via. Sì, credo che indichi la via, sostanzialmente. Where am I? Raga, so che questo gioco non è nato con lo scopo di essere divertente. Però credo che non avrebbe guastato un po' di attenzione in più all'impianto di gioco, che è un po' tutto il problema di questi titoli molto intimisti, molto... Mi sto concentrando sul mostro. Quindi... quindi mi sto concentrando sul mostro. E ora? Gli devo saltare in groppa? Esatto! Il mostro è molto spaventoso. Dovevo soltanto venire di qua. Posso scacciare i piccioni? Shoo! Un volo molto bello, un'animazione quasi viva proprio. Il mostro è là dietro. Mortacci tua. Dobbiamo andare di qua. I was looking for a girl and instead I found a boy. Ok, ho trovato una boa. Perché boa si dice boy? Devo aspettare che il mostro faccia il suo giro da lontano. More of those. I know what to do. Ok, devo eliminare la corruzione dalla boa. It's beautiful. Vabbè, credo che il gioco sia tutto così, quindi... piccoli enigmi ambientali con questo mostro che cagherà il cazzo per tutto il tempo. Non è male, ragazzi, non fraintendetemi, però è legnoso come poche cose. Oh. È molto bello questo mondo emerso con queste case, queste stanze, questi muri. Cioè, è davvero tanta roba. Un tempo questo posto era molto più verde, un po' come il nostro giardino di casa. A quanto pare i proprietari non si sono più fatti vivi, come chiunque altro del resto. Shoo! Shoo! Shoo!
Mi chiedo quanto duri il gioco. Questo è uno di quei giochi che dura un poco, però. Cioè, durano proprio. No, ok, dovevo scendere qui. Era giusto. Madonna, che cosa sono i controlli, raga. Sono qualcosa per cui mandare in galera questo sviluppatore. Dove cazzo dobbiamo andare? Scivola lungo la scala, non mi fa scecche, vi giuro ragazzi, è impossibile. Oh, è qualcosa di atroce il sistema di comandi. Allora, questo serve secondo me nel caso noi si cada. Ok, quindi deve esserci un passaggio da fare da questo lato. Infatti. Shoo, pensavo fosse la porta. Comunque devo entrare là dentro perché c'è una scala. Ok, c'è una scala alla quale si accede probabilmente da qui, dall'altro lato. Eccola qui. Maybe I can make a leaf. Madonna ragazzi, io lo odio, lo odio. Perché dovete farvi odiare? Eh? Perché dovete farvi sempre odiare? Maledetti sviluppatori di giochi sensibiloni. Perché dovete fare i videogiochi? Scrivete un saggio. Se non siete buoni a fare i giochi, non dovete per forza. Cioè, ciao chiunque tu sia, questo posto appartiene a un amico di famiglia. Credo proprio che non gli dispiacerà se ti risposerai qui come ho fatto io. Sì, ma io non mi devo riposare, io devo. Ah, quello è il culone del mostro di prima, che sta fisso lì. Forse sto facendo una cazzata, eh. Molto probabilmente sto facendo una cazzata. Ok, devo andare lì. Ma se io passo a fianco a sto schifo? Ci posso andare? No problem, davvero? Ok. Beh, era giusto provarla questa cosa. Scusate ragazzi se non parlo, ma non so che cosa dire. Cioè, nel senso questo è il gioco è. Spero che non ti importi se continuo a scrivere. Sono rimasta sola e mi tranquillizza pensare che ci sia qualcun altro là fuori.
salto ritardato di una settimana, mi volevi fregare, eh? Shoo. Allora, l'utilità di questi gabbiani, 4 di 32, che sono pure troppi secondo me, è quella di farci trovare le scalette o comunque i passaggi, di farci capire un po' la planimetria di tutto sto posto. Quindi noi dobbiamo venire. Ah! Però vedi, cioè, se non ci fosse quella roba, il game design sarebbe pessimo. Grazie a Dio c'è quel robot che non passa attraverso i muri, ovviamente. La moglie la devo pure piantare dietro, capito? Non solo davanti. Il conchiglione va attaccato pure alle spalle. Perché non hai fatto niente? Beh, vorrei capire l'aspetto di questa nostra protagonista. Perché c'ha queste piume? Vabbè, questo a me sembra uno di quei problemi tipo con la madre. Però non sembra una donna, sembra più una ragazzina. That monster doesn't know me at all. My boat. Pressione e salto. Un mesetto dopo. Raga, io lo so cosa state pensando. È un gioco così un po'. Mixed emotion. Sì, no, io lo so che devo andare da quel lato, però volevo dare un'occhiatina qui per essere sicuro che... Ok, non c'è verso. Allora, credo che questo sia l'impianto del gioco, oramai. Cioè, credo che stiamo assaporando tutto quello che a livello visivo ci offrirà questo titolo. Però potrebbero esserci anche altri mostri. Magari un'ambientazione un po' più varia. Perché adesso è tutto ambientato in questa... Sì, dai, questa Venezia dei poveri o dei ricchi, non lo so. È sicuramente più bello di Venezia sto posto perché è più fiabesco. Poi si chiama Sea of Solitude, quindi credo che il concept della barca non sia passeggero, credo che sia tutto impostato in questa maniera il gioco. Ok, dovremmo cercare di aggirare questo blocco. Credo sia arrivato il momento di scendere di nuovo. Oh, ecco un'altra bella zona corrotta. Oh, se n'è andato, dai, possiamo attraversare. Ci ha provato, vedi? Ci ha provato lo stronzo. Ah, però questa bestia sembra piumata, pelosa, esattamente come noi. Eh,
Il giro sembra molto più stretto rispetto a prima. Dai, 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 nuota, nuota. Grazie a Dio, questa nostra protagonista è abbastanza rapida in acqua. Cioè, nuota, nuota bene. Ecco qui, altro mostro, visto che abbiamo appena fatto fuori il conchiglione. Allora, le nostre caratteristiche fisiche sono assolutamente sovrapponibili a quelle dei mostri. Cioè, pelo nero, occhi rossi. Mi viene da pensare che... Ehi, hai visto la ragazza volante? La terza volta che arrivo fin qui e si suppone che lei debba aiutarmi. Dicevo, le nostre caratteristiche fisiche sono mostruosamente sovrapponibili a quelle di queste creature. E quindi non vorrei che si tratti semplicemente di lati del nostro carattere, cioè quella che dice non hai fatto niente, che può darsi che sia semplicemente la scarsa autostima o l'insicurezza, boh. Devo trovare un modo di far passare la mia barca attraverso il cancello. Senza dubbio. Oh! Il cancello è questo. Devo innalzare il cancello? Devo sicuramente fare qualcosa lì. Quindi devo far venire la barca di qua. Non c'è un momento di bassissima marea. Sembrerebbe di no. Il mostro qui non arriva. Oddio, forse posso costringerlo a... Proviamo a vedere se si incazza. Sono in acqua, sono in acqua. Ragazzi, i comandi sono qualcosa di... capito? Apri la porta e adesso... Vediamo se posso raggiungere la barca. In questa zona tutta luminosa io non dovrei aver problemi, no? Ok. E ancora una volta eliminiamo la corruzione dal cazzafà. Mi ricordi tanto la ragazza. Oh, do you know her? She's like you, bright and glowing. Ok.
bella sta parte. Bellissima. Tanta roba. Do you remember this place? It was our favorite cafe. It's been years. Do you think they'll give me free cake like the first time we came here? Well, technically the first time we were here was 9 months before you were born. Oh, sometimes I forget you're only 12. Come on, let's walk a bit more before we head home. Mama? What is it? Is everything all right again with you and Papa? Yeah. Yeah, of course. We're good. But it was never really not good. And, well, you know, your little brother will be here soon. And then everything will be even better. I can't wait to be a big sister. What will we call him? How about Funny? I love it. Big sister? Chloe, did you make me hear that? Io ho sentito sorella, ho sentito sister, non brother. Hey! Wait for me. Ok. I'm searching for a girl in a yellow coat. Have you seen her? I know her very well. Step into the water, and I'll take you to her. Ok. Quindi devo fidarmi? Non credo. Ok, adesso sta andando là dietro, quindi io dovrei riuscire a... Opla! Pigli in culo. Stavolta me la so pigliata in saccoccia proprio. Non ho avuto la pazienza di aspettare e mi ha divorato. Ripeto, il mostro è veramente figo, cioè mette veramente una paura fottuta. È bellissimo nel suo... nel suo essere disgustoso. La musica ricorda un po' lo squalo. Ok, che giro fai, amico mio? Giusto per un pelo, raga. Giusto per un pelo. E vediamo un po'. Sì, questo è il posto. Infatti c'è una scala. Oh. Concentrati sul mostro. Ok. Questo mo che fa? Ah, mo gira tutto intorno qui, no? Mortacci. Appena giri l'angolo, io faccio la cosa giusta, cioè salto qui. Sì. Arriva. Mostro. Ehm.
Devi stare calmo, mostro. E dobbiamo andare di qua. Sì. Madonna, raga. E che ho schivato qui? Da quella parte. Figurati se Sor Mostro non si presentava. Va bene. Why did Glow lead me here? Va bene ragazzi, io direi che possiamo bloccare qui perché abbiamo giocato già moltissimo. Comunque non è male il gioco, reagisce un po' male ai comandi, ci sono alcuni momenti in cui davvero sembra che faccia quel cazzo che gli pare il personaggio, una sensazione molto simile a quella che ho provato con The Last Guardian, però l'atmosfera è molto bella, il mostro mette scaga forte e dai, vediamo dove vuole andare a parare nel prossimo gameplay.